Harley Quinn? Mi chiami Harley, lo fanno tutti. Meraviglia che abbia scelto Arkham per l'internato. Ho sempre avuto la passione per le personalità estreme. Non si può negare che questi supercriminali siano un po' bizzarri. L'avverto, signora. Questi sono psicotici nell'anima. Molti preferiscono ucciderla piuttosto che parlare. Sono sicura che mi troverò bene, dottoressa. Si la mangiano per punizione. Lo sei. Ne conosco un paio che lo farebbero davvero. Stia attenta. Batman, so che mi senti. Avrei qualcosa da farti ascoltare. Harvey e Frank stanno per uscire dall'edificio con il vecchio. Come faranno a passare in mezzo a tutte quelle guardie? Sono pronto ad ascoltare. Ehi, Frank, dove sei stato? Joker ha fatto rompere il tubo. Mi entreranno dalla porta e prendere il palco. Che vedere che va, sono da questa parte. Maledizione, presto ragazzi, sorvegliate l'ingresso principale. Quanti sono, Bolt? No, aspetta, come diavolo voglio sapere che... Bolt! Frank, che cosa stai facendo? No, mettila su! Frank, ma che diavolo... Qui, la via è libera, porta quelle chiappe! Sei proprio un capolavoro, Frank! Una donna potrebbe fare pazzie per uno come te! Non fare la scelta con i sottoposti, cara! Tra poco arriveranno altre guardie. Non fartele scappare. Non temere, tesoro. Sai che ho occhi solo per te. Hai sentito Batman? Prendi la strada di fare un altro prezioso collaboratore per l'organizzazione. Sharp vuole gentilmente andare all'unità di sicurezza? Ripeto, il direttore Sharp vuole gentilmente andare all'unità di sicurezza? Avviso, i piani inferiori della terapia intensiva sono chiusi in stato di emergenza. Scappare.
livello A4. Allarme, allarme. Questo è un allarme di livello rosso alfa. Non è un'esercitazione. Rivolgetevi al vostro responsabile di settore. Il manicomio di Arkham è a livello rosso alfa. Tutti i pazienti di classe 1 verranno sedati a vista. Non hanno posto molta resistenza. Walker aveva ragione. Pace. Diamoci dentro. È qui! Ancora, ma sono vicino. Harley Quinn ha cercato di rallentarmi. Mi ha fatto cadere addosso l'ascensore. E ha funzionato? Ovviamente no. Ti contatto non appena arrivo in fondo alla pista. Necessario! Un figlio! Vi prego! Non è necessario. Ma a me piace. Ok, il capo dice che non deve passare nessuno. E se si muove qualcosa dobbiamo sparare. Dai dentro, you. Oracle, gli uomini di Joker hanno preso il controllo del corridoio di trasferimento al blocco di detenzione. Non mi piace. Ho ascoltato le comunicazioni di una guardia. A quanto pare gli uomini di Joker hanno messo le mani sulle armi. Lo so, devo impostare la modalità di visione del cappuccio in modo da isolare gli uomini armati. L'avvicinamento diretto sarebbe un suicidio. Devo giocare da stanza per trovare un altro modo di passarli. Allora, Batman, sta messo da questa parte. Chi se ne frega se caccia la merda? In questa stanza gliela faccio saltare. Sì, è un morto che cammina. Nessun problema, i ragazzi stanno completando il lavoro. Le teste di legno di Arkham non avevano possibilità. Bene, il topo volante sta per arrivare. Devi preparargli una trappola. Non voglio che esca da questo edificio. Hai capito? Sì, capo. Il pipistrello. Oh, guarda chi c'è! Ti fischiavano le orecchie, Batman! Immagino che sia meglio avvisare i ragazzi che stai arrivando. Forse no. Sarà una bella sorpresa. Batman!
vostro simpatico zio Joker. Attenzione, un paziente è scappato. È vestito come Batman. Che idiota! Avrebbe dovuto sapere che è un costume pericoloso. Personalmente credo che la soluzione migliore sia abbatterlo per sempre. È l'unica cura attendibile. Joker vuole che lo troviamo. Sparpagliateli! Potrebbe essere ovunque. Allora tenete gli occhi aperti. Muovetevi! Mi prenderà, lo so. Dove diavolo è? Avanti ragazzi, fate cadere Batman nella fossa di noi matti. Tornare in prigione, vai, figlio! Di quella volta che io e Batman ci stavamo battendo sul tetto della biblioteca di Gotham? Non fa tutta questa paura, è una nullità. Forse non è neanche un uomo. Dov'è finito? Non ho paura di te, Mac. Thank you.
Joker deve aver capito come sono riuscito a rintracciare Gordon. Le impronte dell'agente Bones si fermano qui. Sentito di entrare nel tuo primitivo sistema di comunicazioni. L'obiettivo è semplice. Risolvi una serie di sfide difficili ma divertenti e... beh, poi vediamo. Sei pronto? Per la prima. Bene, ma sta attento. Non ferirti su quel ritratto così tagliente. E così ce l'hai fatta, molto bene. Questo l'avrebbe risolto anche un bambino. Figuriamoci il detective più grande del mondo. Io, Edward Nigma, ho distribuito una selezione sublime di sfide e di... Batman, da questa parte. Ho visto che hai ripulito la stanza. È stato un massacro. Bowles è arrivato dicendo a tutti di sorvegliare l'ingresso anteriore. Ha detto che l'esercito di Joker stava passando dal cancello principale. Due dei miei si sono spostati verso l'uscita e Frank li ha ammazzati. Non hanno potuto reagire. Bowles era da solo? Pensavo di sì. Poi ho visto Harley Quinn. È stata circondata dai detenuti di Blackgate. Stavano ammazzando tutti quelli che erano nella stanza. Non avevo scelta. Sono venuto qui dentro e ho chiuso la porta a chiave, ma ho visto tutto dalle immagini della sicurezza. Avevano una persona con loro, sembrava il commissario. Bowles è morto. Hanno continuato senza di lui. È durato più di quello che si meritava. Giusto. Era un verme. Mi spiace, bello. Scusiamo per l'interruzione del programma. Jack Ryder chiede la linea dalla baia di Gotham per un'edizione straordinaria. Buongiorno da Jack Ryder. Notizie flash dalla baia di Gotham. Secondo un recente comunicato, l'isola di Arkham sarebbe sotto assedio. Due minuti fa, Joker ha trasmesso a tutte le redazioni dei telegiornali questo messaggio agghiacciante. Salute a Gotham. Quella che sentite è la voce del vostro nuovo padrone. Oh, un attimo. Ho saltato una riga... Qui è Joker,
ho assunto il controllo dell'isola di Arkham, che d'ora in poi potrete considerare opposta.